Buongiornissimo, buongiornissimo. Buongiornissimo, oggi Altro giro, altra corsa. Ci stiamo divertendo su un passo di montagna. Con chi? Con la nuova Porsche Cayenne S. Posso dire subito quello che penso? Ne comprerei 14. Qualcuno anche per me? Porsche ha deciso di eliminare il diesel dalla gamma Cayenne e con nostra somma tristezza per inserire questo motore che è un 2009 di cilindrata V6 biturbo benzina in grado di erogare 440 cavalli a 5700 giri al minuto e 550 Nm di coppia a 1800 giri al minuto. C'è un diesel praticamente. Esatto, hanno tolto un diesel per mettere un benzina che funziona come un diesel. E quindi come non potergli fare i complimenti. Dati i numeri, prestazioni di tutto Sì, rispetto. assolutamente. Con il pacchetto Sport Chrono lo 0-100 si copre in meno di 5 secondi Cos'è? e ci sono 265 km/h di velocità massima, perché che non si dica che le Porsche hanno la velocità autolimitata. Il tutto su un SUV da poco più di 2000 kg di peso. Follia! Che non sembra, perché Fantastico. in Sport Plus sembra, vi dico, in Sport Plus sembra una 911, cioè viene fuori dalle curve come un caccia. Il merito di questa trasformazione è delle sospensioni, del PASM. Tre camere d'aria, aumenta la rigidità delle sospensioni a seconda della modalità selezionata. In Sport Plus lavora soltanto una camera d'aria e la macchina veramente diventa una lama. In questa fase le ruote posteriori sterzano in fase e quindi aumenta la stabilità e la rapidità di ingresso in curva. Sì, è un fulmine. È incredibile come un SUV, queste dimensioni, questa pesantezza, riesca a comportarsi così. Qualche legge fisica dovrebbe essere un attimino rivista dopo questa Cayenne. Su questo passo di montagna si apprezza anche il cambio. Sport Plus ti dà addirittura il calcio nel sedere nel seconda, terza e soprattutto nel prima, seconda, mentre in Comfort è molto più tranquillo, però sempre velocissimo, precisissimo e soprattutto molto intelligente in automatico, cosa non da poco su un convertitore di coppia. Quello è il discorso, è un convertitore di coppia perfetto per l'utilizzo di tutti i giorni, ma soprattutto veloce anche quando si guida in maniera un po' più spinta, chiamiamola così. Non me l'aspettavo che potesse essere così rapido, abituato al PDK quando si provano le Porsche, che è il doppia frizione. Questo si comporta in maniera molto simile a quei cambi. Pietro, sono quasi 5 metri di macchina questa Cayenne S, però in città mi dicevi che non va così male, anzi. Non ti rendi conto che una macchina di queste dimensioni, se non forse solo per la larghezza, perché in effetti le manovre le fai in un fazzoletto grazie alle quattro ruote sterzanti. Perché quattro ruote sterzanti, diciamolo, sotto i 70 km/h ruotano controfase a quelle anteriori e quindi c'è una maggiore manovrabilità e ci si riesce a destreggiare benissimo nella città. Qui addirittura siamo sul pavé e con l'assetto in normal. Non senti assolutamente niente, cioè sembra di essere sull'asfalto completamente liscio, non ha nessun tipo di problema di comfort, neanche con l'assetto in sport, cioè è comunque linearissima, non sobbalza, chiaramente in normal, come abbiamo detto, ondeggia un pochettino, però comfort estremo. Ti coccola. Va Sì. detta una cosa invece, lo start and stop in città forse un pochino più intraprendente, diciamo così. Sì, non entra proprio sempre, infatti anche adesso credo che non entrerà, adesso mi smentisce ovviamente, no, infatti è molto comodo il cruise control adattivo che io adesso sto impostando a 50 all'ora, sempre molto intelligente e molto preciso, mai brusco. Esatto, quello che mi ha stupito è l'assenza praticamente totale di scossoni anche nelle ripartenze, per esempio dopo una rotonda, quando la macchina che ci precede sostanzialmente non è più di fronte a noi, quindi potrebbe avere dei problemi il cruise control nell'individuarla. Reda gas sempre piano piano e è molto fluida, non stai premendo più Io non niente. ho premuto pedali. D'altronde era, se hai voluto la bicicletta pedala, se hai voluto il Cayenne i pedali non li tocchi. Adesso che siamo più tranquilli su questa strada extraurbana, mi prendo 2 secondi per elencare i consumi, perché abbiamo visto che, vista la massa, non sono così pessimi, No, anzi, anzi.
In città ovviamente è la situazione in cui il Cayenne S soffre un pochino di più, quindi siamo intorno ai 4 km con un litro addirittura nelle fasi proprio del traffico congestionato. In autostrada invece bene, perché sì, nonostante i cavalli, nonostante la massa, siamo intorno ai 10 km con un litro. Su una strada come questa, che ti permette di andare con tranquillità, rispettando i limiti, si fanno quasi anche i 12. In assoluto, veramente mi ha stupito la media di consumo di questa macchina. Siamo attorno ai 7 km con un litro, quindi dignitosissimo. Una media, secondo me, dignitosa per una massa, per una macchina del genere. Consumi che rimangono comunque accettabili anche grazie alla funzione del veleggio. Io stacco il piede e lei stacca la frizione, quindi va via praticamente in folle e soprattutto ha una bassissima resistenza, nel senso che continua ad andare avanti, poi tocchi l'acceleratore, tocchi il freno, rinnesta la marcia e torna ad andare. Quanto sono belli gli interni del nuovo Cayenne. Spettacolari, questa plancia mi fa impazzire, il volante bellissimo, la strumentazione un po' classica, un po' invece digitale, quindi questo mix mi fa impazzire. L'orologio del pacchetto Sport Crono, una figata. È davvero bella e mi piace un sacco il fatto che il tunnel centrale sia fatto in questa maniera, senza pulsanti fisici, che però hanno il feedback dei pulsanti fisici. Sono tutte superfici lisce e tranne tre praticamente. Sì. Questa rotella, il volume, le doppie frecce e i selettori del temperatura, cose che sono le cose fondamentali che devi sentire. Le levette per i settaggi dell'aria condizionata, se si mette in automatico l'aria condizionata non si toccano, non praticamente si toccano mai più. Però è bello, insomma, che ci sia questa superficie liscia che una volta premuta dà un feedback anche a livello di vibrazione bellissimo, cioè sembra un pulsante fisico quando in realtà di fisico non c'è più niente. I sedili sono sia riscaldati che ventilati. Una comodità incredibile, soprattutto i ventilati in quest'estate caldissima, una manna dal cielo. Ovviamente settaggi elettronici per le posizioni, si può tre memorie, si può veramente cambiare la posizione di qualsiasi cosa, anche se ti dico che a me sarebbero piaciuti un po' più contenitivi. A proposito di riscaldamenti vari, una cosa che secondo me è un po' fastidiosa è il tastino posto qui dietro sulla razza centrale del volante, che attiva il riscaldamento del volante, di per sé molto comodo, che però se si attiva all'improvviso d'estate smadonni, perché magari facendo qualche manovra lo tocchi per sbaglio, soprattutto non conoscendolo, e il volante diventa bollente. Volante tra l'altro bellissimo, perché come tutte le ultime Porsche c'è il design della 918 Spyder, quindi fighissimo. C'è il manettino dello Sport Response, quindi il manettino che ti permette di selezionare tra le quattro diverse modalità di guida, che però andremo a far vedere meglio tra poco. 20 secondi di power! Esatto, c'è il pulsantino centrale che permette di avere il massimo della potenza, il massimo delle prestazioni della Cayenne S, a prescindere dalla modalità di guida che voi state utilizzando. Premete il pulsante dello Sport Response e all'improvviso la macchina esplode diventando una bestia. Sul volante però mi dicevi che avresti preferito dei paddle un pochino più. Sì, li avrei voluti un pochettino più grandi, perché essendo fissi sulle razze e non sul piantone, ogni tanto quando fai le curve un po' 2.0, vogliamo dirla così, non sempre si trovano. Come abbiamo detto in città, l'automobile, questa Cayenne S, cerca di coccolare tantissimo chi c'è dentro, anche dal punto di vista della rumorosità. Ci siamo accorti infatti di una cosa, che quando magari si affonda il pedale dell'acceleratore, da fuori ogni cambio marcia è una fucilata. E da dentro invece vi dicevamo prima, quattro modalità di guida. Sì, adesso siamo in modalità normal, facciamo la curva e la macchina comunque, sentite, si muove abbastanza. Te mettiamo in sport, a parte scalare la marcia, e già sentite che rolla, vedete anzi, che rolla molto meno. Dopodiché Sport Plus e diventa una 911, alta, ma una 911. Normal però secondo me è un po' troppo normal, cioè si sentono parecchio trasferimenti di carico. Però c'è chi piace, eh. Sì, sì, io però lo sai che prediligo un po' le cose più rigide. Infatti ti dico che quando l'ho utilizzata mi sono trovato benissimo in Sport Plus. Io l'ho utilizzata sempre in Sport Plus. Tu invece hai cercato un po' di mixare le cose. Una via di mezzo. Allora, nell'uso normale utilizzo
utilizzo la modalità appunto normal per il motore, la centralina, il cambio eccetera, mentre metto in sport le sospensioni, che sono la perfetta via di mezzo tra comfort e diciamo ondeggiamenti vari. Tra l'altro la possibilità di mixare i vari elementi è data dalla quarta modalità di guida, l'individual, esatto, che ti permette di cambiare a seconda di quelle che siano le tue preferenze motore, sospensione, cambio, risposta dell'acceleratore. Non così finemente, perché è solo una questione di altezze e una questione di telaio, rigidità del telaio, però non puoi regolare in maniera fine il motore, piuttosto, cioè non puoi mettere il motore in sport e il cambio in normal. Questa è una cosa che manca su questo sistema. Questo è vero. Ritorniamo nella modalità normal e quindi mette praticamente tre marce. Fai vedere un attimino il discorso delle altezze di questa macchina, perché è molto importante. Qui potete vedere quattro altezze: fuoristrada, rialzato, intermedio e ribassato. Per l'assetto ribassato si attiva in automatico sopra i 130 km all'ora per dare un po' più di aerodinamicità alla macchina. In questa Cayenne infatti c'è un tastino anche off-road che ci permette di selezionare 5 modalità in base al fondo in cui ci troviamo, quindi una roba veramente completa e che funziona benissimo. Ci permette di bloccare anche i due differenziali centrale e posteriore. Infatti c'è bisogno di dirlo che queste quattro ruote motrici, nel dubbio. Nel dubbio sì, però diciamo che non credo sia necessario. Tu che sai la parte high tech, che ne pensi dell'infotainment? L'infotainment è una figata anche questa. Oh, sembra che non abbia difetti sta macchina, però in effetti è difficile. Siamo lì. Un difetto sì, questo infotainment ce l'ha, è fin troppo complesso, cioè ti ci vogliono 3 giorni per capire come funziona tutto, perché 3 giorni fissi a guardarlo, sì, non 3 giorni di utilizzo della macchina normale, però completissimo, ha tutte le funzioni di questa terra e soprattutto abbiamo un impianto da 6.000 euro. Burmester. Madonna, cioè, solo il nome. Esatto. Solo il nome. Comunque suona da Dio, forse è il migliore impianto che abbia mai sentito su una macchina. Profondità di bassi, bellissimo, sembra quasi che ci siano vari gruppi musicali dentro la macchina, che per quanto è grande, per quanto è comoda, forse ci stanno anche pure. Sì, esatto. A proposito di abitabilità, gli interni sono un salotto. Io ci sto tranquillissimamente, posso regolare, abbiamo detto, elettricamente tutti i sedili, la lunghezza della seduta, qualsiasi cosa. E anche dietro abbiamo il clima quadrizona, quindi ognuno si può... Dove stai andando? Stavo facendo vedere cosa si può fare, adesso okay, ricompaio, non vi preoccupate. Si può regolare molto anche dietro, anche la distanza dal sedile anteriore, quindi per dare più spazio alle gambe o più spazio al bagagliaio. Bagagliaio quanti litri? 770, è gigantesco. È enorme, ci sta dentro anche Stefano. Proviamo. È arrivato il momento della verità. Ci starà Stefano nel bagagliaio della Cayenne? Direi proprio di sì, eppure nascosto. Ma è anche abbastanza comodo, ti dirò. No, comunque veramente bagagliaio immenso. Si riesce anche a chiudere la cappelliera con me dentro. Tra l'altro questi 4 bellissimi pulsanti fanno delle funzioni molto interessanti, tra cui aprire il gancio di traino, optional ovviamente. Gancio, traino. Mentre i 2 pulsanti a destra servono ad abbassare il piano di carico con le sospensioni pneumatiche. Altra cosa fichissima degli interni, che lo sai che io sono quello da mano tra i due, è la possibilità di cambiare non solo l'intensità della luminosità in base alle varie zone, portiere, piedi, porta bevande e qui, e cielo, ma anche il colore dei LED. Sì, una tarrata. C'è arancione, c'è verde, c'è azzurro, c'è rosso, c'è bianco, c'è grigio, c'è viola. È bellissimo. Ne cambierei una al giorno. L'hai fatto? Sì. E puoi fare potenzialmente i 250 all'ora in autobahn e andare a fare fuoristrada. Stando ugualmente comodo. Esatto. Anzi, facciamo la deviazione. Sport Plus. Mettiamo in normal, ma soprattutto mettiamo in off-road. Ecco. Off-road in gravel. Per non commettere un gravel errore. Esatto, si bloccano i 2 differenziali e entriamo in questa stradina bianca. L'assetto rimane rialzato perché non abbiamo bisogno di enormi altezze e comunque è esattamente come stare sull'asfalto. Cioè abbiamo buche, abbiamo sassi, abbiamo cose.
235. 285, 315 le dimensioni degli pneumatici, eppure sembra di stare sul cuscinetto. Un Hovercraft. Proviamo un attimino un pelo su di giro ad accelerare un po'. L'elettronica lavora, riassesta tutto e la macchina rimane un Hovercraft, cioè vola sul fluttua. Non ha scomponimenti in frenata neanche se la paghi. Sì, la paghi, è come se la paghi. Un impianto frenante come ci saremmo aspettati da una Porsche. Sì, assolutamente in linea con il marchio. Una 911 da 2 tonnellate, incredibile. Una cosa che mi piace davvero tanto di questa macchina sono i fari. Sono i Matrix LED. Sì. Matrix LED con i quattro punti luminosi che ricordano tanto l'impianto della 919 Hybrid. Bellissimi, ma hanno una profondità di illuminazione, cioè da qui a Milano si illumina praticamente tutto. E poi sono intelligenti come fari. Sì, perché sono adattivi in base alla macchina che hai davanti, loro si adattano il fascio luminoso a la situazione che si trovano davanti, non abbagliando. Sì, sappiamo. Di fronte a noi si spengono selettivamente, è quella la cosa bella, e si aprono quando li accendi a sipario. È una cosa stupenda. Un'altra cosa molto utile di notte è la telecamera frontale ad infrarossi, che permette anche nel buio più totale senza i fanali di vedere che cosa abbiamo davanti. E qui vediamo la copertura con il nostro Stefano che fa il pirla. Come vedete, completamente buio fuori, noi da questo schermino riusciamo a vedere fuori, e tra l'altro evidenzia anche i pedoni, quindi non possiamo giocare a biliardo con i pedoni pur essendo buio. E pur forse meritandomelo, visto le facce. Sì, te lo saresti meritato tantissimo. Mettere il drive e centrarti forte. In autostrada, oltre ad un regime di rotazione a 130 da diesel, ma anche meno di un diesel, a 1800 giri. Pazzesco, pazzesco. Tra l'altro al picco di coppia. Sì, quindi consumo zero. Tra l'altro sai cosa non ha? Il consumo istantaneo, no, almeno non so se non ce l'ha, ma non l'ho trovato in nessun menu. Forse per rispetto. Dicevo, oltre ad un regime di rotazione da diesel, c'è anche il lane assist, il sistema di assistenza alla guida che ti mantiene nella corsia. Vedete, anche in questa curva, vi faccio vedere, un po' troppo brusco nel suo utilizzo, vedete, continua a rimbalzare sulla corsia, cioè non è che tiene costante il raggio di sterzata, è un po' ping pong tra le due linee. Non è un movimento lineare, diciamo. Sì, tra l'altro vedete, il cruise control relativo ha riconosciuto la macchina davanti, ma se io metto la freccia, lei accelera un pochettino, però non cambia di corsia come altre macchine fanno. Mentre abbiamo sui due specchietti laterali il sensore che ci indica se ci sono presenti mezzi, comunque ostacoli, nell'angolo cieco. Come ci avvisa il lane assist che stiamo cambiando corsia? Sentite? Con un molto fastidioso e con un scarto del volante abbastanza brusco anche in questo caso. Ecco perché io appena entrato li ho disattivati. Infatti lo disattivo anch'io perché non mi piace come funziona. Tu invece mi hai detto che ti è piaciuto come funziona il Porsche Active Safe? Sì, mi piace molto perché è tratto molto bene, questo sì, non inchioda ogni volta che si muove una mosca davanti al muso della macchina, è tratto invece molto molto bene. Sì, Porsche Active Safe che è il... praticamente l'anticollisione. Esatto. La compreremmo sempre con 4M? Io sì, anche più di una potenzialmente. Idem. Non fosse che costa quello che costa, perché costa attorno ai 140.000 euro, adesso non mi ricordo esattamente quant'era. 138.000 euro, dei quali 42.700 di optional. Sì, quindi praticamente è una macchina normale, solo di optional, più il resto. Però sono optional. Sì, sì, no, di tutto rispetto e di tutto rilievo. Assolutamente. E soprattutto è una macchina a cui io non sono riuscito a trovare dei difetti evidenti, cioè... Non ci sono dei piccoli miglioramenti, dei dettagli, piccoli dettagli, ma è come normale che sia. Sì, ma parliamo veramente di cose quasi irrilevanti rispetto al complesso. Sì, difetti no. Veri non ce ne sono. Speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. Seguiteci come sempre su Facebook, sul sito, su Instagram, su Twitter, su e sotto YouTube, casa, e soprattutto anche sotto casa. Ci vediamo al prossimo video di prova che arriverà a breve. Molto a breve, e come sempre gentilissimi, ciao.